Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Luca Onestini rivela quello che gli autori del Grande Fratello VIP hanno detto in confessionale. Cosa è venuto fuori dalle sue parole? Luca Onestini è uno dei concorrenti più amati e discussi di questo Grande Fratello VIP, che si avvicina alla conclusione, ed era pure ora, verrebbe da dire. Dopo sei mesi di permanenza nella casa i concorrenti iniziano a dare segni di sofferenza e di disagio. Un'edizione lunghissima, troppo evidentemente, ben lontana dai tre mesi degli esordi, quando il gioco era una esperienza per mettere alla prova la propria resistenza. Oggi è, potremmo dire, una vetrina per alcuni e un modo per rilanciare la propria carriera per altri. I vipponi quest'anno si sono distinti per le loro intemperanze gestuali e verbali che sono costati diverse squalifiche, l'ultima delle quali quella di Daniele Dal Moro, avvenuta nella giornata del 17 marzo. Nonostante gli autori in queste settimane, soprattutto dopo la reprimenda di Pier Silvio Berlusconi, abbiano cercato di riportare all'ordine più volte, qualcuno non è proprio riuscito a contenersi e limitarsi. Con le conseguenze che abbiamo visto. Luca Onestini e le rivelazioni sul confessionale. Luca Onestini è entrato da qualche mese nella casa del Grande Fratello VIP, ed è molto avvezzo ai reality ai quali ha spesso preso parte sia in Italia che in Spagna, dove è alquanto popolare. Sa bene quindi che occorre attenersi alle regole se non si vuole essere soggetti a duri provvedimenti, come è accaduto per molti. Ma in più di un'occasione anche lui si è lasciato andare rischiando, come quando ha parlato con Oriana in spagnolo, cosa vietata. E anche riguardo quanto successo a Dal Moro si è lasciato sfuggire qualcosa. Quello che è accaduto è stato censurato dalla regia, che non ha mostrato la comunicazione della squalifica né l'uscita del concorrente. E a quanto si è visto, gli autori probabilmente hanno chiesto ai ragazzi di non parlarne. Ma Luca si è lasciato andare ad alcuni commenti. Luca Onestini ha commentato quanto successo durante la squalifica del compagno di avventura Daniele Dal Moro, e come riporta Bix ha detto confrontandosi con Oriana, sì, è successo tutto all'improvviso ed è stato veloce. Amo, io ero a letto, sento che lo chiamano in confessionale e dopo pochissimo hanno chiamato noi per dircelo. Quindi è stata una roba molto veloce. Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perché? A fargli eco la bella venezuelana che si è detta molto dispiaciuta, ma sì, io 5 minuti prima che lo facessero uscire l'ho visto in camera dal letto. Io invece non capisco perché non ce l'hanno fatto salutare. Bastava anche salutarlo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.